Abbiamo ascoltato le parole dei due allenatori nella prepartita. Entrambi hanno parlato della necessità di avere il giusto approccio. E vedremo quello che succederà. Tutte e 8 le partite della penultima giornata si giocano in contemporanea. Lo stesso succederà anche la settimana prossima. Quindi davvero un gran finale per la regular season di Serie A. Sarà una splendida settimana di basket su DAZN. Ne parleremo in corso di telecronaca. E allora è davvero tutto pronto. Si salta per la palla a due. In bocca al lupo ai tifosi della Givova Scafati e del Banco di Sardegna Sassari. Buon divertimento a tutti i telespettatori di DAZN. Haralampopoulos si affida a Gombo. Prova taglio per Doro, Jefferson si va da Tyree fino in fondo, lo scarico per Kroslin, comincia subito con una tripla e non è un canestro come gli altri perché arrivano i punti numero 1000, 1001 e 1002 in LBA. Intanto attenzione, ai ai ai, in Tyree tocca il piede, speriamo nulla di grave per lui. Rivediamo la tripla dall'angolo di Kruslin, ben congegnata, l'autore dell'assist, però Tyree lo vediamo dolorante. Adesso si prova ad intervenire, vedo un problema alla caviglia per lui, caviglia destra se non vado errato. Speriamo possa riprendersi al più presto e vediamo. La nostra grafica ci segnala proprio quanto detto. Roslin ci ha messo pochissimi secondi per superare quota 1000. Abbiamo detto cifra tondissima per lui. E vediamo cosa è successo. Ah. Brutto, brutto, brutto. Speriamo possa riprendersi al più presto. Per il momento al suo posto c'è Alessandro Cappelletti, dunque fuori Tyree, dentro Cappelletti, speriamo di rivedere Tyree, uno dei protagonisti della gara. Prova a rispondere la Givova Scafati, con buona prima con Nangi, poi non ha di fatto però, c'è stato Henry, prima di Nangi, Haralampopoulos, il consegnato per Cappelletti, pick and roll con Gombo, ancora Haralampopoulos per Jefferson, Gombo contro Nangi. Buona la circolazione del pallone per l'attacco della Dinamo. Arrivano i primi fischi, arriva il primo fallo di giornata, arrivano i primi tiri liberi. Si recupera Gombo, capito fallo da Nangi. Stefano Gombo 75,8%, 50 su 66 prima di oggi. La concentrazione di Bonicioli 2 su 2 per Gombo e dunque 5 per il Banco di Sardegna, che ha cominciato bene, sì, ma che ha dovuto fronteggiare subito l'infortunio a Tyree, che è entrato negli spogliatoi. Speriamo possa tornare protagonista. Rubata con fallo però di Capitan Jop ai danni di Nangi. Fallo naturalmente di Nangi, fallo antisportivo di Nangi su Jop. Dunque, un buon inizio di partita per il Banco di Sardegna, nonostante l'infortunio di Tyree. Non possiamo dire la stessa cosa per John Nangi, due falli. Quindi arriva subito la sostituzione, abbiamo detto l'unica novità del quintetto della Givova, proprio Nangi al posto di Gamble. La situazione falli ha costretto Bonicioli a rinunciare immediatamente al nativo di Lynchburg, Virginia. E dunque realizza ancora Gombo, 7-0 per il Banco di Sardegna. Adesso è Jefferson dalla distanza, 10-0. Che inizio per il Banco di Sardegna. Brandon Jefferson ha punito la difesa della Givova.
che deve adesso provare a reagire. Moa cerca dentro Gumball, arriva il fischio, fallo credo dell'inquadrato Jop, primo di squadra per il banco di Sardegna, anzi Gombo naturalmente. Dunque Stefan Gombo, primo fallo per lui, adesso segno quattro liberi che ha avuto a disposizione. Si alza Robinson, la prima tripla di giornata per la Genova, la firma di Gerald Robinson, grande ex di giornata, ne parleremo. Jefferson, Moa, aggressivo Robinson, Jefferson va da Gombo, poi Kruslin, ora nel banco di Sardegna un secondo, Jefferson non trova il bersaglio, c'è la deviazione, c'è la rimessa in favore della Genova Scafati. Rivediamo quanto accaduto, sarebbe stato canestro da due quello di Jefferson. E dunque si riparte con il possesso della Genova. Henry contro Jefferson, blocco di Pinkins, si va da Robinson, su di lui Cappelletti, blocco di Gumball, e Henry alla lunga distanza, la tripla di Zach Henry, accorcia la Genova, due canestri pesanti, prima Robinson poi Henry, Cappelletti contro Moa, Robinson si occupa bene dell'uscita di Jefferson, si mette in proprio Cappelletti, recupera Robinson per andare da Henry, non ben spaziato rispetto a Pinkins, poi Gumball, su lui Gumball, Gumball la mano sinistra per il meno 2 al parziale di 10-0 di Sassari, risponde con un parziale aperto di 8-0 Scafati. Cappelletti per Jefferson, blocco di Gombo, poi Cappelletti, la penetrazione, arriva il fallo di Henry che vediamo inquadrato, non sembra proprio d'accordissimo con la decisione arbitrale, terzo fallo di squadra della Genova. Cappelletti che ha subito l'infrazione di Henry, 3 punti la tripla precedente e un fallo per lui come mostra la nostra grafica. Intanto fuori Cappelletti, rientra per fortuna Tyree, è un bene per la partita perché naturalmente per il banco di Sardegna. Qui fallo di Jefferson e resta così la transizione della Genova Scafati. Partita subito gradevole, si gioca subito su ritmi alti, ottimo inizio del banco di Sardegna, ottima reazione della Genova. Henry contro Jefferson, un aiuto a Lampopoulos, Gumball per Robinson, 13 secondi per l'attacco della Genova. Robinson dalla lunghissima distanza, lunga, Lampopoulos va da Jefferson, il taglio da parte di Jop, ancora blocco di Jop, Jefferson si prende il tiro, il rimbalzo è di Robinson, aveva cominciato benissimo il banco di Sardegna offensivamente, adesso qualche difficoltà per la squadra di Markovic, Pinkins in due su di lui, va da Moa, poi Henry, il rimbalzo di Lampopoulos, si fatica a segnare in questa fase sia da una parte che dall'altra. Tyree si prende il tiro, non va meglio rispetto ai compagni avversari al motivo di Somerset, New Jersey, e dunque si rimane sul 10-8, il punteggio questo da un bel po' ormai. Prova adesso la Genova con Gerald Robinson, aspetta Tyree, uscita di Henry, insegue Jefferson, non rientra in tempo a Lampopoulos, Pinkins però lo perdona, sbaglia, un facile layup, Lampopoulos consegnato per Kruslin,
blocco di Jop. Slim va da Jefferson, buona su di lui la difesa di Mua e arriva il canestro con fallo da parte di Usman Jop. Potenziale gioco da tre. Aveva lavorato bene la difesa, bravo Mua su Jefferson, poi Jop tiro contestato da Gamble, arriva il canestro e arriva anche il fallo. E dunque tiro libero a disposizione di Jop, intanto cambio per la Givova, vedete il numero 18, capitan Riccardo Rossato. Una partita speciale, sarà premiato per la 200esima presenza con la maglia della Givova Scafati. Jop sbaglia il libero supplementare, prima di oggi 81 su 116, 69,8% per lui. Rossato, Robinson, blocco di Gamble, da Rossato, da Robinson a Rossato, entro per Gamble contro Jop, bello il duello, ottimo il lavoro difensivo di Jop. Allora Tyree batte Robinson, poi Jefferson in angolo per Kruslin, ancora Brandon Jefferson, Kruslin, Alan Popolo si è accoppiato con Rossato, Kruslin per Jop, Gamble si intromette efficacemente, poi Tyree, shot, la tripla di Brin Tyree che porta Sassari sul più 7 e che costringe Scafati al timeout. Ancora una volta aveva lavorato edizione 2024 che, come detto, inizierà ufficialmente il 7 maggio, giorno in cui tifosi e appassionati potranno votare. Per partecipare alle votazioni basterà andare sul sito o sull'app di Lega Basket, non perdete dunque questa bella opportunità. Si riparte con in campo Gentile al posto di Mua, Robinson per Pinkins, ancora Jel Robinson che torna da Pinkins, poi Gamble, la Vemane, vincente di Julian Gamble. Lo disse nella maniera migliore possibile la Givova Scafati. Jefferson, blocco di Jop, ancora Jefferson, Jop, Ralampopoulos, tiro contestato, arriva il fischio, saranno due tiri liberi a disposizione dell'ex Pesaro. Bello il duello tra Vasilis Ralampopoulos e Chris Pinkins, in questo caso fallo del nativo di Marianna, Florida. Dunque tiri liberi a disposizione di Ralampopoulos, cambi ancora in casa Givova. Vedete Pini appena entrato, consegnare il pallone all'arbitro Borgo. La concentrazione di Ralampopoulos, 83% ai liberi, come mostra la nostra grafica, 44 su 53, fate pure 45 su 54. Ancora Ralampopoulos per il più 7, sbaglia il libero, entrato anche Blakes al posto di Robinson, proprio Blakes riceve da Gentile. Ancora Alessandro Gentile cerca Gamble contro Kruslin, arriva il fischio, fallo di Kruslin. Cambi ancora tra McKinney al posto di Ralampopoulos. La Givova aveva cominciato con Robinson, Henry, Mua, Pinkins e Nangi, ha cambiato tutti i giocatori e adesso ne trova due con il suo capitano Riccardo Rossato. Cappelletti per Kruslin, blocco di Jop per l'uscita di Cappelletti, altro blocco di Jop, Cappelletti per Tyree contro Rossato, Tyree dentro Jop, non facile questa ricezione, 3 secondi, si va in angolo da Kruslin, altra tripla per Philip Kruslin, vale il più 7, banco di Sardegna Sassari. Rossato contro Cappelletti che la devia con il piede e dunque
Sarà rimessa Givova Scafati, situazione falli, la vedete in grafica. La squadra di Bonicioli ha esaurito il bonus di falli a propria disposizione. Tre quelli commessi invece dalla Dinamo. Gentile. Pini, poi Rossato, ancora per Pini. Queste tracce Alfonso McKinney, arriva il fischio, il fallo di McKinney. Il gomito McKinney accetta la decisione arbitrale, è arrivato dunque il quarto fallo di squadra del banco di Sardegna. Antonio McKinney che ha provato irregolarmente a contenere il palleggio in avvicinamento di Pini. Blakes per Gambou, cercato e trovato Alessandro Gentile, e per lui da lì è molto facile appoggiare i punti numero 13 e 14 per la Givova Scafati. Cappelletti per Tairi, che sembra essersi ripreso alla grande dopo l'infortunio iniziale. Terra Jop, fallo di Pini, questa terra Giovanni Pini, nulla di grave per lui, nulla di grave per Jop. Si fanno sentire i tifosi della Givova Scafati, rivediamo quanto è accaduto. Fallo di Pini, due liberi a disposizione di Jop. Segno il primo, dopo che terzo in tutto il campionato per rimbalzi offensivi, con una media di 2,5 a partita. 2 su 2 il capitano della Dinamo, dunque 21 a 14 quando ci avviamo verso la fine del primo parziale. Pini, Gentile, il Rossato, battuto, Cappelletti, palleggio, arresto, tiro, solo quotone per Riccardo Rossato. Cappelletti sul lato debole, Kruslin, si va da Tairi, blocco di Jop, altro blocco di Jop, Tairi si alza da tre, Rinaldo Jop non riesce ad arrivare sul pallone, allora Rossato, occasione per lui, arriva un fischio, un fallo di Kruslin, secondo personale. Questa è la decisione degli arbitri, lo Stato aveva provato il tiro dalla distanza. Arriva il cambio dunque con Kruslin, che lo vedete continua a chiedere spiegazioni. L'arbitro Rossi, pronto a entrare al suo posto Vasilis Aralampopoulos, lo vediamo inquadrato, e Kruslin si dispera per quanto accaduto. Gambol sbaglia il primo libero, avete visto 55,2 la sua percentuale prima di oggi, 37 su 67 37 su 69, non bene questo viaggio in lunetta per Julian Gambol. Cappelletti, ultimo minuto del primo parziale. Tairi, ancora Alessandro Cappelletti, il blocco di Jop, altro blocco, Cappelletti per McKinney, secondo tentativo, nulla di fatto, ancora McKinney, si lotta, poi in qualche modo il pallone arriva a Tairi. Cappelletti dentro fuori, il suo tentativo sprecato, tre opportunità in questa circostanza il banco di Sardegna. Poi fallo su Blakes, che ha attaccato il ferro con convinzione. Fallo di Green Tairi, rivediamo. È arrivato il fischio, no, fallo di McKinney. Eh sì. Secondo dunque personale per Alfonso McKinney, in lunetta va Blakes, 5 su 6 prima di oggi per lui. Passeggia nervosamente Nenad Markovic, diversi spunti positivi per quanto riguarda l'inizio di partita della sua squadra. La concentrazione di Blakes fa 2 su 2.
e porta la Givova ad un solo possesso di distanza dal banco di Sardegna. Cappelletti, 8 secondi di differenza tra i due cronometri. Tairi ribalta per Rompopoulos, contro Gamble, drop accoppiato con Gentile, poi Cappelletti ancora, splendida azione, assist di Cappelletti per Drop, segna il più 5. Sono 5 secondi a disposizione del 5 della Givova, ovvero sia Alessandro Gentile, che con esperienza va a prendersi due tiri liberi. Palla di Drop, lunetta Gentile, sbaglia il primo libero, arrivano applausi di incoraggiamento dalla panchina di Bonicioli. 1-2 per Alessandro Gentile. Adesso scade il tempo a disposizione, finisce il primo quarto con la Dinamo avanti di 4 lunghezze. L'ultimo canestro del banco di Sardegna firmato Job. Una bella partita finora, interessante. Era lo starting five e in questo momento ci sono in campo proprio gli altri 5, diciamo, con Blakes, Rossato, Gentile, Tini e Gamble. Dall'altra parte Cappelletti, Jefferson, McKinney, Rompopoulos e Job. Gentile cerca Gamble contro due lunghi avversari che riescono a negargli il tiro. Ribaltamento, Jefferson ci pensa su, va da Job, ancora Jefferson, battuto Rossato che rientra. Altro consegnato di Job per Jefferson, poi Cappelletti, Rompopoulos accoppiato con Blakes, prova a sfruttare il mismatch, ribalta per McKinney che si prende il tiro. Ha avuto pazienza il banco di Sardegna ed è stato premiato. 7 di vantaggio per la squadra di Markovic. Adesso Blakes per Pini, Gentile contro Rompopoulos, pronto Job ad aiutare, Gentile per Rossato, Blakes, la partenza ancora Blakes, un balzo suo, niente da fare anche in questo secondo tentativo, poi non c'è fallo su Gamble, allora può correre Cappelletti. Jefferson si alza da 3 ed è pesante questa transizione per il banco di Sardegna che si riporta sul più 10 come fatto del resto inizio primo quarto. Protesta la Givova Scafati per il contatto precedente giudicato regolare dagli arbitri. Cappelletti, recupero importante fino in fondo, Alessandro Cappelletti, più 12 e inevitabile il time out chiesto da la Givova Scafati. Adesso vedete sia Pinkins che Robinson dialogano con l'arbitro Rossi. Si parlerà probabilmente ancora per un po' dell'episodio precedente. Dunque rientrano Robinson e Pinkins con Rossato, Gentile e Pini. Massimo vantaggio per il banco di Sardegna, più 12. Pini consegnato per Robinson, Gentile sul lato debole, Pinkins si va da lui, catch shot, ciao Cross Pinkins, la tripla della Givova Scafati, un tiro ben costruito, ottima anche l'esecuzione di Cross Pinkins. Ne aveva bisogno la squadra di Bonicioli. Cappelletti, McKinney, brutta idea, Alfonso McKinney con Robinson che va da Pinkins, ancora Robinson, piedi per terra, spreca qui una buona opportunità, mentre Jefferson, non McKinney, chiede scusa per l'errore precedente. Cappelletti, il Job, rimbalzo, c'è Jefferson tutto solo, troppo tempo per pensare evidentemente per il nativo di Flower Mound, Texas.
da quest'altra parte Gentile contro Arlampopoulos, ribaltamento per Robinson, poi rossato su di lui Cappelletti, rossato Jop, riesce a riconquistare il pallone, molti errori in questa fase sia da una parte che dall'altra. E arriva puntualissimo il dato sulle palle perse, 4 contro 1. Mentre Jop va da Metini, scivola Pinkins che commette fallo, dovrebbe essere il secondo personale per l'ex Limoges. McKinney era riuscito a batterlo. Adesso, secondo fallo per Pinkins, intanto fuori rossato, rientra Zach Henry che aveva giocato un discreto primo quarto. Jop, Jefferson, su di lui Robinson, ancora Jefferson per Jop, mid range, rimbalzo Pinkins, poi Robinson vuole accorciare la Givova, Gerald Robinson contro Arlampopoulos, da Gentile, ancora Alessandro Gentile, lui Cappelletti che avvicina Gentile, arriva l'aiuto di Jop, buon lavoro di Arlampopoulos, McKinney per Jefferson, ancora una volta il tempo per coordinarsi bene stavolta, ma a segno e dunque più 12. Guagliato il massimo vantaggio al banco di Sardegna, 3 su 5 una lunga distanza per Jefferson che ha cominciato molto bene la partita, ci prova da 3 adesso Gentile, non un gran tiro, si lotta a rimbalzo, la meglio McKinney, poi Jop per Jefferson, ancora tempo, spazio e ancora canestro, una sentenza, Brandon Jefferson caldissimo, più 15 per il banco di Sardegna, 12 per Brandon Jefferson, però un ottimo inizio di partita per lui. Henry per Robinson, arriva il fischio, fallo di Cappelletti, si tocca la spalla, speriamo nulla di grave per lui. Il banco di Sardegna ha dovuto fronteggiare nei minuti iniziali di gara il problema alla caviglia nel corso Brintairi, che fortunatamente ha recuperato. Altri cambi, fuori Gentile, Pini, dentro Rossato e Gambo. Inquadrato Pini che scuote la testa, primo fallo come mostra la grafica per Cappelletti. Robinson, Gambo, Robinson, c'è un fischio, fallo lontano dal pallone, seguito da Zach Henry. Fallo di McKinney, è il terzo personale del nativo di Chicago, e dunque fuori McKinney, rientra Brintairi, Robinson, Gambo, di lui proprio Tairi, rossato, ottima l'idea di Rossato, Pinkins schiaccia e accorcia la Givova, siamo a metà secondo quarto, il banco di Sardegna davanti di 13, ma la Givova Scafati c'è. Jefferson, Cappelletti contro Henry, Robinson si occupa di Tairi, il blocco di Chop, Cappelletti in angolo per Tairi, ancora una tripla vincente, Brintairi più 16. Gli attacchi del banco di Sardegna stanno mettendo in grande difficoltà la Givova, riesce sempre a trovare l'uomo libero la squadra di Markovic, adesso ci prova anche la Givova con Robinson che non riesce però a trasformare. Cappelletti, due per lui, e notte fonda in questo momento per la Givova Scafati, 18 il vantaggio per la banco di Sardegna Sassari, la partita è lunga, sì, ha bisogno di trovare delle contromosse difensive la squadra di Bonicioli, perché la Dinamo sta trovando percentuali altissime, 9 su 14 da 3, tanto tanto. Arriva secondo
in tutto il campionato per percentuale da due. Primo Owens, secondo Gombo, terzo Cruz Pinkins. Ed è proprio Pinkins che contende il pallone a Cappelletti. Dovrebbe essere possesso Banco di Sardegna. Vediamo un po', sì, è così. La freccia indica chiaramente come riprenderà il gioco. Più 18 dunque per il Banco di Sardegna Sassari. Prova con maggiore aggressività adesso la Giova Scafati, mentre viene catechizzato Pinkins. Si va da Alan Populos, poi Tairi allunga, lo vedete la difesa, la Giova Scafati ribalta il fronte d'attacco del Banco di Sardegna. Allora Jefferson vuole ragionare. Tairi, ancora Jefferson contro Pinkins, il blocco di Gombo. Jefferson va da Cappelletti, subisce fallo però da Robinson. Primo di giornata per Gerald Robinson. Terzo di squadra per la Givova in questo secondo parziale. Tairi, ancora Jefferson. Tairi lotta rimbalzo, alla meglio in qualche modo Gombo, che con mestiere guadagna la rimessa, cioè d'intesa con Robinson. La Giova sta provando a mostrare diverse difese per arginare l'attacco del Banco di Sardegna. 3:24 in questo secondo parziale, 14 secondi per il possesso ospite. Cappelletti, poi Rolan Populos, Tairi di Malta per Jefferson contro Rossato, ancora Jefferson, Gombo, due per lui, due importanti, valgono il più 20 per il Banco di Sardegna. Gerald Robinson, blocco di Pinkins, si va da lui. Pinkins torna da Robinson in angolo per Rossato, arriva il fischio ed è fallo di Jefferson. Riccardo Rossato, giocatore importantissimo per la Givova Scafati. Tre falli di squadra anche per il Banco di Sardegna dunque. Gamble, Robinson, poi Rossato, palleggio, arresto, tiro, nulla di fatto, allora può correre il Banco di Sardegna. Jefferson per Gombo, e la strappa Gerald Robinson, fallo di Gombo. È stato più reattivo Robinson, rivediamo, controllo difettoso con Robinson, che ha provato a ripartire. Antisportivo di Gombo, e dunque Robinson in lunetta. Intanto cambio per il Banco di Sardegna, fuori Cappelletti, rientra Kruslin penalizzato dalla situazione falli, due per lui nel primo quarto, un po' come John Nangi che ne aveva commessi due nei primi secondi di partita. Assegna il primo libero di Gerald Robinson, dicevamo grande ex di giornata, lui che è stato alla Dinamo nel 2021-22 e nel 2022-23, 64 presenze nelle competizioni nazionali con una media di 12,6 punti e 5,7 assist a partita. Fuori Tombo, rientra Jop, rimessa Givova, se ne occupa Robinson. Henry, lì proprio Kruslin, Henry lo batte, arriva il fischio, il fallo, Kruslin si dispera, che bravo Sek Henry, partenza notevole la sua, mani nei capelli intanto per Kruslin, era uscito proprio per un problema di falli nel primo quarto e adesso è a quota 3 personali.
Assegno il primo libero di Henry. Due su due per lui. E Kröslin deve di nuovo lasciare il campo. Markovic gli dice qualcosa. Kröslin si siede in maniera frettolosa. Fuori Kröslin, dunque dentro Treyer. 2 minuti e 30 in questo secondo quarto. Tyree. Diverse soluzioni da Jopp, consegnato per Jefferson. 8 secondi per l'attacco del banco di Sardegna. Jefferson per Jopp. Lobimane per il più 18 banco di Sardegna. Non aveva affatto lavorato male difensivamente la Givova Scafati, ma pick and roll Jefferson. Jopp è un fattore in questo secondo quarto. Qui aggressivo Tyree, forse troppo. Arriva il fischio, fallo numero 5 che resta a terra. Speriamo non abbia avvertito il riacutizzarsi del problema precedente. Rivediamo il decollo di Ousmane Diop. Primo fallo per Tyree, si rialza senza problemi. In lunetta Gerald Robinson, quarto miglior assist man nel campionato, sempre molto lucido in regia, e oggi fino a questo momento top scorer della Givova Scafati. Un bel respiro per Robinson. 2 su 2. Vediamo quadrata la gradinata alla manna, settore più caldo del tifo della Givova Scafati. Jefferson, Tyree, lui rossato, ancora Tyree a giocarsela in isolamento proprio contro il rossato, poi Jopp si lotta rimbalzo, alla fine il pallone diventa di proprietà Pinkins. Robinson, 90 secondi al termine del primo tempo, ancora Robinson contro Treyer, arriva fino in fondo Gerald Robinson, lo stringe alla time out Markovic. Splendida azione personale. Rivediamo contro Mr. Treyer, che Charlon Populos ha provato a fermarlo senza troppa convinzione, e dunque altri due per l'ex di giornata, diventano 9 dunque per il nativo di Nabini. Abbiamo detto in apertura, sono alle spalle della nostra postazione. Gradinata piena, gradinata colorata, gradinata con età media molto molto bassa, ed è un piacere vedere così tanti giovani appassionati un po' alla canestro assistere alla gara. Kröslin, aggressivo su di lui rossato, anzi a cappelletti naturalmente. Tyree mette i piedi a posto, non realizza però, abbassando la percentuale molto alta da 3 del banco di Sardegna. Puntualmente la nostra regia ce la mostra, 9 su 16 con il 56%. Tanto Robinson va da rossato, non trova il bersaglio. Ultimo giro di lancetta del primo tempo, più 14 banco di Sardegna. Jefferson, blocco di Jopp, Jefferson contro Robinson che si dimostra prezioso sui due lati del campo. Cappelletti per Jopp, arriva il fischio, fallo di rossato su Jopp, rimane a terra il capitano della Givova. Rivediamo con l'intuizione di Cappelletti dato da Jopp. Rossato ha fatto quel che ha potuto, metto mismatch dal punto di vista fisico con Jopp che si è assicurato, che è stato dopo il contatto precedente ancora dolorante, si è assicurato Jopp che è stato stia bene, ma a segno, trasforma il primo libero con Sassari che flirta con quota 50 in questo primo tempo.
Job, uno dei grandi protagonisti. 1-2 in lunetta, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell'uovo all'attacco di Sassari. Benissimissimo ai liberi la squadra di Markovic. Henry Pinkins, copiato con Jefferson, va da Henry che si alza da 3, poi a rimbalzo alla meglio Cappelletti, arriva il fischio, arriva il fallo, saranno due tiri liberi. Rivediamo il tentativo di Henry, primo ferro, poi Cappelletti, in due su di lui, dando le Pinkins, fallo di Cruz Pinkins. E non è una buona notizia per la Givova, perché è il terzo personale. Due liberi a disposizione di Alessandro Cappelletti. 89,2% prima di oggi, 50 su 56, un specialista. Markovic le indicazioni ai suoi. Due su due per Cappelletti, più 17 Sassari. Robinson contro Tairi, cambia marcia Robinson, va da Henry, step back Henry, solo quattro per lui ed è half time. Givova Scafati 35, Banco di Sardegna Sassari 49. Questo ultimo canestro del primo tempo con Zach Henry. Lampopoulos ha provato a contenerlo, non c'è riuscito. Complessivamente un buon primo tempo di Hans Konya, mentre Maccabi Panathinaikos, Olympiacos Barcellona e Fenerbahce Monaco ripartiranno all'1-1, quindi grande equilibrio come sempre. L'appuntamento martedì con DAZN Got Game per Luigi Pardo, Matteo Gandini e Michele Vitali della Una Tels Reggio Emilia, 14:30 sul canale YouTube di DAZN e poi come sempre sul canale Spotify e sull'app di DAZN. Si riparte. Henry, bello questo passaggio in angolo per Mua, che capitalizza. Comincia bene la Givova Scafati, che aveva finito bene il primo tempo. Assist di Henry per Aristide Mua. Attenzione, si ferma la musica, proprio Henry sembra avere un problema, Cruslin se ne è accorto subito con grande sportività, ha interrotto il gioco, Henry viene soccorso, dice una gomitata. In precedenza bello l'assist di Henry per Mua, diciamo aveva chiuso con una sua tripla nel primo tempo e ha riaperto il match con un assist in angolo per Aristide Mua, finalizzata l'ex latina. Dunque 11 di vantaggio per il Banco di Sardegna, si va all'Instant Replay per rivedere quanto accaduto in questi primi 31 secondi di terzo parziale. Rivediamo Jefferson e Mua, il palleggio di Brandon Jefferson, vediamo cosa decidono gli arbitri. Si riprende dunque con il possesso Banco di Sardegna, campo con Jefferson, Tairi, Cruslin, Arlampopoulos e Job. Per la Givova Scafati invece ha visto uscire Henry, rilevato da Rossato. Robinson, proprio Rossato, Mua, Pini e Nangi. Tairi, Jefferson, su lui Mua, ecco di Job. Jefferson si alza da 3, solo ferro per lui. Allora Nangi per Robinson, contro Tairi, Robinson, Nangi,
contro Jopp, poi Robinson, investito su di lui proprio Jopp, rossato Robinson, 5 secondi per l'attacco della Givova, si mette in proprio Robinson, rimbalzo Haralampopoulos, fa su il pallone, ha tenuto bene la difesa del banco di Sardegna. Tairi contro Robinson, banco di Jopp, Haralampopoulos, Kruslin, Tairi, banco di Jopp, Tairi si prende il tiro e trasforma, tripla pesante in apertura di secondo tempo. Bryn Tairi, 9 punti per lui quest'oggi. Un problemino alla caviglia nei primissimi istanti di gara. Robinson per Rossato, che prova a rispondere a modo suo. In balzo però Kruslin, Tairi, ancora Kruslin per Jopp. Jefferson battuto, Pini, poi Kruslin, ancora Jefferson, ancora isolato contro Pini. Kruslin da casa sua, la tripla di Filip Kruslin, 17 punti di vantaggio per il banco di Sardegna. Aveva cominciato bene, benissimo anzi, con due triple, tra l'altro la prima avanza punto numero 1000 in LBA, poi problemi di falli e adesso vuole cominciare bene il secondo tempo. Reagisce bene la Givova con Riccardo Rossato, ha tanto bisogno delle sue soluzioni al tiro la squadra di Bonicioli. Jefferson coperto con Mua, ancora Brandon Jefferson, il blocco di Jopp, si va da lui, in angolo ci sarebbe Kruslin, ignorato però, allora Jefferson adesso sì, si va da Kruslin, sidestep e altra tripla, Filip Kruslin, una sentenza dall'angolo. Sta tirando benissimo da tre la squadra di Markovic, per Kruslin 4 su 4 come mostra prontamente la nostra grafica. Arriva la violazione di passi e questo potrebbe essere un momento importante per la gara, perché certamente nel terzo quarto la Dinamo non può chiuderla ma può fortemente indirizzarla. Sta inclinando il match dalla sua parte grazie soprattutto ad un attacco in grado di portare i tiratori sul perimetro a ricevere con i piedi a posto. Fallo di Mua, ha sempre cominciato bene i quarti del banco di Sardegna. Jefferson, blocco di Jopp, poi Haralampopoulos ci prova anche lui, non trova però il bersaglio, allora vuole reagire, vuole rispondere a modo suo la Givova Scafati. Robinson, uscita di Pini, insegnato per Mua, aggressivo su di lui Haralampopoulos, troppo aggressivo, arriva il fischio, arriva il fallo, non proprio d'accordissimo con la decisione arbitrale Vasilis Haralampopoulos. Primo fallo personale del tiro di Galeo Grecia. Rientra intanto Pinkins, fuori Pini e Mua, dentro come detto Pinkins e Gentile. Robinson, Gentile con l'aiuto del tabellone riesce a trovarne due che danno fiducia alla Givova Scafati, ne ha bisogno nel momento della partita in cui il banco di Sardegna sta provando a scappare. Tairi per Kruslin, il taglio di Jopp, ha capito tutto Robinson, importante palla recuperata, poi si prende il tiro Gerald Robinson, prova a suonare la carica per la Givova Scafati, palla recuperata e tripla in transizione, ciò di cui ha bisogno la squadra di Bonicioli. Mentre arriva un fischio dalla lontana, credo fallo di Rossato, mentre Jefferson aveva qualcosina in più, un fallo normale. Rivediamo quanto accaduto con l'uscita di Jefferson, con Rossato che ha ostacolato in maniera irregolare
l'ex Strasburgo. Secondo fallo personale, lo vedete, per Riccardo Rossato. Tairi, aggressiva la difesa della Givova, violazione di passi. Applausi dalla Beta Ricambi Arena. La Givova sta provando ad alzare il numero di giri del motore, ad aumentare l'intensità difensiva. Robinson a guidare questo possesso. Nangi, ancora Gerald Robinson, poi Pinkins, Gentili accoppiato con Kruslin, prova a far valere il mismatch, arriva in aiuto Jopp, bravo comunque Kruslin perché mette in difficoltà Gentile, poi Jefferson si fa trovare prontissimo all'appuntamento con i punti numero 59 e 60. È lui il top scorer di giornata con 14. Robinson, Gentile, di nuovo copiato con Kruslin, immarcabile però Gentile dai pari ruolo in situazioni di questo tipo. Se in precedenza Kruslin con l'aiuto di Jopper è riuscito ad ostacolare il nativo di Maddaloni, stavolta sono due per la Givova. Tairi si prende la tripla, ancora una volta a segno Bryn Tairi. Altra tripla vincente per il banco di Sardegna Sassari. 4 su 8 per Tairi. Ci sono due giocatori che hanno tirato meglio di lui nella sua squadra. Davvero impressionante oggi le percentuali al tiro della squadra di Markovic. Nangi riesce a fare altrettanto, e allora può correre Jopp. Fallo di Rossato, due tiri liberi. Scuote la testa Riccardo Rossato, questo duello tra capitani, Jopp e Rossato. Jopp si era involato, poi sarebbero stati due facili per Jefferson. Mentre Rossato a colloquio con oggi Philip Kruslin, non conosce mezze misure. Si va dunque ai tiri liberi con Osman Jopp. Markovic un'occhiata al tabellone, poco più di 4 minuti da giocare in questo terzo parziale. Assegno il primo libero di Jopp, anche lui in doppia cifra, il quarto giocatore della Dinamo Sassari ad aver raggiunto almeno quota 10. 2 su 2 per ex Torino, dunque più 18 per il banco di Sardegna. Robinson, Rossato contro Jefferson, Robinson a Gentile, ribaltamento ancora per Robinson, lotta rimbalzo alla meglio nel banco di Sardegna, può provare ad allungare ulteriormente, massimo vantaggio nel secondo quarto 20 punti. Tairi, Jopp, diverse soluzioni, va da Jefferson, battuto Rossato, ball handling notevole quello di Brandon Jefferson. Quarto fallo personale per Rossato, altra notizia non bella per Bonicioli. No, abbiamo visto nel corso dell'azione precedente come il banco di Sardegna sia in grado di guadagnare vantaggi dal palleggio e poi riuscire con pazienza e lucidità a sfruttarli per andare a costruire tiri ad alta percentuale. Lo sta facendo da inizio partita e in rare circostanze la Giova è riuscita ad opporsi con efficacia. Jopp ne appoggia due non facili ed è dunque eguagliato il massimo vantaggio di 20 punti, 67 a 47, come mostra la nostra grafica. Ci prova da 3 Mua, il rimbalzo di Nangi, c'è un fischio, fallo di Jopp, deve reagire e deve farlo adesso la Giova Scafati se vuole rimanere in partita. Il linguaggio del corpo dei giocatori di Bonicioli in questo momento non lascia ben sperare, ma l'abbiamo detto tante volte, nel basket può succedere di tutto. Henry
Gentile, accoppiato con Kruslin, pronto ad aiutare Jop. Gentile ribalta per Pickens, si lotta, rimbalza, la meglio Nanji in una selva di braccia. Arriva il fischio, arriva il fallo, credo proprio di Jop, secondo consecutivo. E dunque saranno due tiri liberi a disposizione di John Nanji, anche lui condizionato dalla situazione falli, non è praticamente mai sceso in campo nel secondo parziale dopo i due falli commessi nei primissimi secondi di gara. È durata 1 minuto e 20 la sua prima metà di partita. Adesso prova ad incidere, 69% ai liberi prima di oggi, 38 su 55, realizza il primo. Fa 2 su 2, dunque accorcia le distanze la Givova Scafati con l'ex Iowa importante, avete visto in precedenza, Gentile che tira il raddoppio, poi scarica per i compagni liberi, fallo subito dall'inquadrato Mua. Prova a sfruttare questo momento positivo la Givova Scafati, combo per Tairi, e poi il fallo di Stefan Gombo, terzo personale, entrato insieme a Cappelletti. Mua contro Tairi, uscita di Zach Henry, taglio di Pinkins, si va da lui, buono il ribaltamento per Nanji, un'ottima azione della Givova Scafati. Poi la palla non entra, è vero, ma ha costruito un buon tiro la squadra di Bonicioli. La disperazione di Nanji, perché un canestro al termine di questa azione avrebbe dato ulteriore convinzione alla Givova. Queste le percentuali da 3, quasi 30 contro 60%. E il punteggio parla chiaro da questo punto di vista. Kruslin, Cappelletti, 5 secondi per l'attacco ospite, Aralampopoulos, Vasilis, Aralampopoulos, più 21, massimo vantaggio. Mua, aspetta Tairi, poi Nanji per Gentile, blocco di Nanji, Gentile dalla media, 2 per Alessandro Gentile. 90 secondi in questo momento al termine del terzo quarto. Kruslin proprio contro Gentile, l'uscita di Cappelletti, il blocco di Gombo, Cappelletti accoppiato con Nanji che torna su Gombo, Gombo contro Nanji in qualche modo, Gombo per Aralampopoulos, in arretramento non trova il canestro e allora può correre la Givova. Gentile aspetta Kruslin, ancora Gentile cerca Pinkins, brutto passaggio Alessandro Gentile, ha capito tutto Kruslin che va in angolo, Aralampopoulos è il mezzo angolo, ma è pieno invece lo score in questo segmento di gara per Vasilis Aralampopoulos, altra tripla e ancora una volta il banco di Sardegna dimostra che oggi da 3 può e vuole vincere la partita. Henry proprio contro Aralampopoulos, va da Gentile, penetrazione di Gentile, la conclusione corta, poi Nanji, Mua esita, ancora Mua, molto veloce, esce fallo da Cappelletti. Sta continuando a tirare benissimo la Dinamo, 62%, sono proprio le triple il fattore determinante. Intanto altri cambi, fuori Nanji, rientra Gamble, entrambe le squadre con 4 falli in questo terzo parziale, ne approfitta Markovic per dare indicazioni. Mua sbaglia il primo libero, il primo della sua stagione, come avete visto la nostra grafica, grazie. Questo è il primo realizzato, aveva fatto 0 su 2 prima di oggi, diventa 1 su 4 in campionato per Aristide Mua, più 21
Banco di Sardegna, 6 secondi di differenza tra i due cronometri. Kruslin, Cappelletti contro Gamboll. Kruslin dentro per Gombo, che assist di Kruslin. Gombo si fa trovare pronto ed è più 23. E secondi per la Givova. Gentile contro Arlampopoulos, rimbalzo alla meglio Kruslin. Finisce qui il terzo quarto. Givova 52, Banco stando maggiormente la partita. Vedremo che quarto quarto sarà, vedremo se i padroni di casa riusciranno nell'impresa di tornare a contatto. La sensazione è che serva davvero un'impresa alla Givova, perché il Banco di Sardegna è stato molto molto concreto in attacco. Kruslin, Tairi, altra tripla segno, altro tiro ad alto percentuale costruito dalla squadra di Markovic, più 26, ed è ancora una volta massimo vantaggio. La Givova comincia male un quarto parziale in cui deve provare la super rimonta. Tairi si accontenta della rimessa, altra palla persa dai padroni di casa. Con molti spunti positivi per Markovic, nell'intervista prepartita ai microfoni del nostro Antonio Carnevale aveva detto servono molte cose per vincere questa partita. Aveva parlato soprattutto di attitude, l'attitude assolutamente quelli giusti per il Banco di Sardegna, almeno per quello che si è visto finora. Henry Gamboll, Arlampopoulos lo disturba bene, può correre la squadra ospite. Cappelletti subisce fallo, sarebbe andato ancora una volta in angolo da Kruslin. Mantiene immacolata la sua percentuale da 3 e dunque cambio, esce proprio Kruslin, dentro al suo posto McKinney. Secondo personale per Gerald Robinson. Tairi contro Mua. Tairi ancora una volta solo Cotone, sta tirando benissimo anche l'ex Ostenda, che diventa saldamente top scorer di giornata con 17 punti messi a segno, mentre prova Henry a ridurre lo svantaggio. Potenziale gioco da 3, sbuffa Sacco Henry, sa di aver trovato canestro and one, ma sa anche che il punteggio parla chiaro in favore degli avversari. Realizza il libero Henry. 8 minuti e 30 secondi per le speranze di rimonta della Givova Scafati. 8 minuti e 30 secondi per dare continuità in casa. Banco di Sardegna, Sassari, Cappelletti, Gombo in angolo, McKinney, Arlampopoulos. È questa, cari amici di DAZN, è una splendida pallacanestro ed è una splendida Dinamo Sassari. 17 su 27 da 3, 3 su 4 per Vasilis Arlampopoulos, che si è fatto trovare ancora una volta pronto. Terza tripla messa a segno consecutiva per lui, 2 nel corso del terzo quarto, 1 l'abbiamo vista pochi secondi fa. Rossato prova ad accorciare, non ci riesce. E allora Cappelletti, Arlampopoulos, McKinney accoppiato con Rossato, prova a sfruttare il mismatch. Non ci sono scarichi invitanti, prova a fare tutto da solo Alfonso McKinney, non ci riesce, violazione di passi. 6 su 21 da 3 per la Givova, 17 su 27 per il Banco di Sardegna. Da una parte 18 punti messi a segno, dall'altra 51. E la differenza è quasi tutta qui tra le due squadre. Pini, Henry, Rossato, taglia e è servito con i tempi giusti, lo mette a segno, i punti numero 56 e 57. Cappelletti, l'uscita di Tairi, il blocco di Gombo, ancora Green Tairi, Arlampopoulos sbaglia una tripla e questa è una notizia, e va da McKinney contro Pini, appoggia il tabellone. Sono due per lui.
sesto e settimo punto da secondo tentativo di giornata per Sassari. Pini, Rossato, si alza, da tre! Riccardo Rossato, l'ultimo a mollare per i suoi. 25 punti di vantaggio per il banco di Sardegna. Tairi, blocco di Gombo, ancora Brin Tairi in angolo, Lampopoulos, la partenza, il fallo di Giovanni Pini. Secondo personale per Pini, rivediamo, direttamente battuto Vasilis Aralampopoulos. Due falli di squadra per la Girona Scafati, uno per il banco di Sardegna Sassari. Cappelletti, blocco di Gombo, si va da lui, ancora Gombo, molto bravo Stefan Gombo. C'è canestro e c'è fallo. Ha lavorato benissimo, viene giustamente elogiato dai compagni. Rivediamo Chiarolla con Cappelletti, poi contro Gambo va il fallo, fuori Gambo, dentro al suo posto Pinkins, pallonetta proprio Gombo. Sbaglia il libero Max Lille e dunque si rimane sul più 27 per il banco di Sardegna. Henry, tripla frontale che va a segno, arrivano applausi alle tribune di una betta di Cambiarena che si è inevitabilmente raffreddata considerando la situazione di punteggio. Cappelletti, battuto Rossato, assist per Gombo che ci regala un altro highlight. È il suo momento, Stefan Gombo, altri due per lui, per il più 26 banco di Sardegna. Ferri, Rossato, poi Pini controlla il canestro ma andrà in lunetta, palla di Gombo. Bravo Rossato in questa circostanza. Fallo subito da Pini, mentre rivediamo l'assist di Cappelletti. Una schiacciatona di Stefan Gombo, che si sta mettendo in evidenza, in particolare in questo segmento di partita. Ingresso 2 per Giovanni Pini, il sorriso di Ousmane Diop, esce Gombo, Diop va da Cappelletti, ancora Diop, insegnato per Tairi, blocco di Diop, Tairi si alza ed è solo Cotone. 92 a 65. Questa la distribuzione di punti per Brin Tairi in crescendo nel corso della partita. Henry può rispondere a modo suo, il rimbalzo è di Aralampopoulos, Tairi top scorer di giornata. Le 20 punti messi a segno, queste le percentuali dal campo. Sbaglia la tripla il banco di Sardegna. Allora Robinson ci prova lui, primo ferro, adesso si tira senza troppo ragionare sia da una parte che dall'altra. Cappelletti per McKinney, bravo su di lui Pinkins, arriva un fischio, capitano per una terza Reggio Emilia Michele Vitali. 14:30 su YouTube e poi successivamente sia sul canale Spotify sia sull'app di DAZN. Domenica prossima, l'ultima di regular season prima dei playoff che scatteranno sabato 11 e domenica 12 maggio. Henry, Rossato, va da Pini contro Diop, non granché la conclusione di Giovanni Pini,
E allora Alessandro Cappelletti contro Rossato, Cappelletti in angolo per Tyree, poi Crosley dietro la schiena, McKinney, Jopp, circolazione perimetrale del banco di Sardegna, che porta Jopp all'isolamento contro Rossato, abbastanza facile per il nativo di Ruffi Senegal appoggiare i punti 93 e 94. Pinkins contro McKinney, insegnato per Rossato su lui, Cappelletti, poi Henry si prende il tiro e realizza. Siamo in una fase della partita in cui il risultato è praticamente definito, si cerca comunque di chiudere nel miglior modo possibile, un po' intenzione di inizio partita, da inizio partita per le due squadre considerando la situazione di classifica. Cappelletti, naturalmente ci sarà la possibilità per la vincente di fare i conti guardando i risultati delle altre, mentre qui sembra che sono in molti ad aver staccato la spina dell'intensità. Dicevo, Sassari potrà fare i conti in base ai risultati in particolare di Tortona e Pistoia. Cappelletti per McKinney, c'è canestro, c'è fallo di Gentile con esperienza. Alfonso McKinney è andato a prendersi il potenziale gioco da tre. Andrà in lunetta proprio Alfonso McKinney, tra Scepini. Buona prova anche di McKinney, che quando è chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Qualche problema di falli nel corso del secondo quarto. Solida anche la sua prestazione. In generale difficile trovare qualcuno che non abbia giocato e oltre la sufficienza in casa banco di Sardegna. Pinkins proprio contro McKinney, recupera Cappelletti, va ad andare fino in fondo cercando l'assist per Tyree, riscono le sue intenzioni gli avversari. Allora può gestire adesso con maggiore calma il banco di Sardegna, si avvicina a quota 100. Cappelletti per Tyree, tripla frontale, non va a segno. Henry contro Cappelletti, battuto Henry fino in fondo, uno dei più positivi della sua squadra. Zach Henry, 19 punti per il nativo di Linwood, California. Ultima giornata con la Givova Scafati, che sarà impegnata in trasferta a Napoli contro la generazione vincente, mentre il banco di Sardegna Sassari ospiterà una trasa Reggio Emilia, il cui capitano sarà ospite martedì a DAZN Got Game. Crosley non trova il canestro, primo tiro da due della sua partita, sporca la sua percentuale dal campo odierna. Pini è fermato con generosità dal ne è entrato Gandini, poi entra Henry. Cappelletti in penetrazione, fa tutto da solo Cappelletti, altri due per lui, 99 per il banco di Sardegna. Prova di grande solidità anche per Alessandro Cappelletti, ma lo ripetiamo, Markovic può e deve essere soddisfatto perché i suoi hanno risposto benissimo alle tre sconfitte consecutive. Vedremo se Sassari potrà ancora sperare l'ultima giornata e la possibilità di agguantare un posto per i playoff, mentre bellissima, la vedete a destra rispetto ai nostri teleschermi, la sciarpata nella gradinata alla mano, al di là del risultato, al di là di una sconfitta piuttosto netta, piuttosto meritata. I sostenitori della Givova vogliono salutare nel miglior modo possibile i loro giocatori in quest'ultima gara casalinga stagionale. Intanto relazione di campo, siamo nell'ultimo giro di lancetta della partita. Rossato cerca Nangi, Gandini si fa trovare preparatissimo,
Cappelletti decide che va bene così. Applausi da parte del pubblico, si salutano i due allenatori. Vittoria meritata del Banco di Sardegna Sassari, che ha dominato la gara al tiro, ha saputo gestire bene il vantaggio. Full time, Sassari batte Scafati 99 a 74. Adesso può guardare gli altri risultati sperando di avere ancora chance playoff. Domenica 12 maggio l'appuntamento è a Sassari per la cavalcata sarda 2024. La tradizionale sfilata per le vie della città dei paesi dell'isola, vestiti nei colori e negli abiti della tradizione, vi aspettiamo. Per il cashback apri il conto online Banco di Sardegna. Entro il 31 maggio richiedi la carta e usala per le tue spese. Per te fino a 50 euro di cashback direttamente sul conto. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere Banco di Sardegna. The sounds, the colors, the music, the dances, the jewels and the horses. The Sardinian Cavalcata is a celebration where every year over 3,000 costumes representing the municipals from all over the island come together, offering an unforgettable spectacle. A great spring festival that has earned the title of Festival of Beauty in the last century, precisely because of the richness and majesty that characterize it. We await you in Sassari on May 12th for the Sardinian Cavalcata